Facciamo insieme i panzerotti pugliesi senza glutine utilizzando una miscela di farine naturali. In una ciotola capiente uniamo tutte le polveri, quindi la farina di riso, la farina di teff integrale, la farina di lenticchie rosse, l'amido di riso, quello di mais. Lo psiglio in cuticole e la gomma di guar. Misceliamo il tutto con un cucchiaio, mettiamo un attimo da parte questa miscela di polveri e prendiamo l'acqua tiepida a cui uniamo il miele e sciogliamo all'interno il lievito di birra. Uniamo man mano la miscela di liquidi alle polveri e nel frattempo mescoliamo il composto con le fruste elettriche. Uniamo a questo punto il sale e l'olio. Diamo ancora una mescolata. Ok, il composto è pronto, lo lasciamo riposare 30 minuti a temperatura ambiente coperto da pellicola per alimenti. L'impasto ha riposato a temperatura ambiente per mezz'ora, adesso togliamo la pellicola e lo lavoriamo ancora brevemente con le fruste elettriche. Prendiamo un leccapentola e lo ungiamo con dell'olio. Raccogliamo quindi l'impasto dai bordi e lo portiamo verso l'interno, fino a formare una sorta di palla. Il nostro impasto adesso andrà a riposare in frigorifero, coperto con pellicola per alimenti, per 24 ore. Questo è il nostro impasto che ha riposato in frigorifero per 24 ore. Adesso lo lavoriamo sul piano di lavoro con un po' di farina di riso. Quando abbiamo finito di impastare, lo stendiamo col mattarello, sempre avendo il piano di lavoro ben infarinato, facendo in modo che la pasta non si attacchi. Lo spessore deve essere quanto più possibile sottile, in modo che poi la pasta dei panzerotti risulti bella fine, direi circa un 3 mm di spessore. Ricaviamo i cerchi con un coppapasta, questo ha un diametro di 12 cm. Qua abbiamo la polpa di pomodoro che ha scolato un bel po' di ore in modo da rilasciare tutta l'acqua. Abbiamo unito il sale fino e andiamo ad aggiungere anche la scamorza. Ok, la farcia è pronta, la lasciamo momentaneamente da parte. Togliamo la pasta in eccesso, che dopo ovviamente andremo a reimpastare, e iniziamo a farcire i nostri dischi di pasta. Mettiamo al centro di ogni disco un cucchiaino di composto, è meglio non eccedere, altrimenti poi rischiamo che chiudendo la pasta si possa spezzare. Chiudiamo la pasta e sigilliamo bene i bordi. I bordi devono essere sigillati molto molto bene per far sì che durante la frittura non esca il composto, che andrà ovviamente a rovinare l'olio in quel caso. Passiamo anche una rotella per pizza e sigilliamo nuovamente premendo benissimo con i polpastrelli. Ok, il primo panzerotto è formato. Io vado avanti a farcire tutti i miei panzerotti e ci ritroviamo qui tra poco per la frittura. Ok, abbiamo messo a scaldare l'olio. Quando è ben caldo possiamo iniziare a friggere i nostri panzerotti. Quando il panzerotto diventa ben dorato, sempre aiutandoci con un mestolo in acciaio, lo giriamo dalla parte opposta, facendo sì che assorba bene anche l'olio dall'altra parte e poi quando è ben dorato da entrambi i lati lo scoliamo. Per i primi panzerotti ci vorrà un po' più di tempo perché l'olio non è ancora ben caldo, non è proprio a temperatura, e poi per il resto sicuramente sarà più veloce. Ok, quando i panzerotti sono ben dorati possiamo scolarli e li appoggiamo su un foglio con sopra della carta assorbente e passiamo ai successivi. Ecco pronti i nostri panzerotti fritti. Per la versione al forno, cuoceteli in forno statico a 190 gradi per circa 25-30 minuti. Ovviamente gustateli caldi appena fatti e buon appetito!